Uomini e donne, Andrea Zeletta, un gesto preannuncia la scelta. Nel corso delle ultime settimane Claudia Podnaska pare aver totalmente rapito Andrea Zeletta. Il tronista ha rivelato che presto annuncerà la sua scelta e, secondo quanto mandato in onda, dovrebbe optare per la Podnaska, cui manda una lettera dove esterna i sentimenti provati. Uomini e donne, Andrea Zeletta scrive le lettere a una corteggiatrice. Il tronista ha messo curiosità al pubblico, che vuole scoprire su chi preferirà tra le corteggiatrici, ammesso che non lo abbia già comunicato nelle puntate di Uomini e donne già registrate. A seguire il ragazzo è stata pure Raffaele Mennoia. Attraverso le Instagram Stories scaricate il 7 maggio 2019, lo stesso Zeletta ha ammesso di provare particolare confusione. Attestano quanto comunicato la richiesta di organizzare nuove esterne sia con Natalia sia con Claudia, affinché possano aiutarlo a raggiungere la consapevolezza interiore. Concluse entrambe le esterne con un bacio, le immagini mostrate in studio faranno perdere le staffe sia a Natalia Paragoni, che lascerà il programma, sia a Claudia Podnaska. Una volta presa visione dei filmati, anche Muriel litigherà con Andrea Paragoni, asserendo che le altre competono a chi fa più pena. Lei, invece, non vuole essere scelta perché gli fa pena o per il suo passato. Tuttavia la corteggiatrice ad aver stregato Andrea Zeletta è proprio Claudia Podnaska, come certificano le lettere scritte dal tronista. Un gesto mai fatto prima d'ora. Le frequentazioni tra Andrea Zeletta e Claudia Podnaska pare siano giunte al termine. Il tronista ha raccontato di provare buone sensazioni in sua compagnia, perciò i fan non nutrono pressoché dubbi che sarà lei colei con cui proporrà di abbandonare il programma televisivo. Il colpo di scena giunge nel momento in cui Andrea Zeletta le dichiara che è importante e lo diventa ogni giorno di più. Quando gli ha comunicato che se ne sarebbe andata si è sentito mancare la terra sotto i piedi. Rischiato di perderla, il tronista fa alla Podnaska una dichiarazione d'amore in piena regola. Parole che hanno colpito pure la destinataria, palesemente commossa dalle parole espresse, anche se intanto fa capire di rimanere arrabbiata per via del bacio scambiato con Natalia Paragoni. Ma non finisce mica qui, difatti Andrea Zeletta pone fine all'intervento con un'altra affermazione che sembra preannunciare la scelta che prenderà a Uomini e donne, nello specifico le ha rivelato che non aveva mai prima scritto una lettera. Insomma, la Podnaska per lui deve essere una persona proprio speciale.